C'è una cosa che io chiamo l'effetto Geralt di Rivia, che non è un termine scientifico o un fenomeno vero, è una cosa che ho inventato io in un momento particolarmente brutto della mia vita, in cui non riuscivo a fare altro che giocare a The Witcher. Posso dire che fosse l'unica cosa che mi faceva venire voglia di alzarmi dal letto. Partiamo dal presupposto che io non sono una che gioca chissà quanto, proprio perché i videogiochi mi piacciono e so che in determinati momenti della mia vita potrei ricadere nell'effetto Geralt di Rivia, cioè entrare in quella fase mentale in cui sono talmente tanto confortata dall'essere un potentissimo Witcher che sbaraglia cattivi, salva gli indifesi e resuscita ogni volta che muore, che tornare alla mia realtà mi viene abbastanza difficile. Perché nella mia realtà, quando fallisci, hai fallito. Non ricominci tutto dal punto di salvataggio. Quella volta in cui ho battezzato questo fenomeno come l'effetto Geralt di Rivia, non sono riuscita a smettere di giocare per mesi. Cioè, giocavo, lo finivo e lo ricominciavo da capo. Perché è uno di quei giochi in cui, a seconda delle scelte che fai, la storia cambia, no? Quindi avevo pensato che fosse sensato ricominciarlo all'infinito e provare tutte le possibili combinazioni. E non riuscivo a smettere, anche se tutti mi guardavano e cercavano di farmi capire che era assurdo quello che stavo facendo, perché di base non stavo combinando niente, semplicemente mi ero fermata e anziché rialzarmi subito e ricominciare a lavorare come avevo sempre fatto dopo un fallimento, quella volta ero rimasta fossilizzata davanti a quella console. Personalmente posso dirvi che avevo mentalmente appeso la penna al chiodo, così come qualunque altra cosa, che fossero le scarpe per uscire o boh, semplicemente tutti i motivi per fare altro, e avrei potuto continuare a cavalcare rutili all'infinito nelle terre di Nilfgaard, perché sinceramente non avevo niente da fare nella mia mente. E anche se in realtà ce l'avevo, potenzialmente mi avrebbe portato a un altro fallimento e di conseguenza non avevo voglia. Fanculo, meglio essere Geralt. Perché ti sto raccontando questo aneddoto anziché raccontarti di quando invece le cose sono andate bene? Perché ti vedo lì nella tua stanzetta. Ammettiamolo, noi artisti abbiamo la necessità di autocommiserarci ogni tanto, prima di metterci di nuovo in marcia. E tu dirai, perché sei così sicura che mi rialzerò? Perché sono certa che poi alla fine ci rialziamo tutti? Perché noi siamo innamorati. È per questo che abbiamo sempre fatto quello che facciamo. Non perché pensavamo che dipingendo saremmo diventati miliardari. Perché siamo innamorati. Ed è proprio per questo motivo che non siamo riusciti mai a smettere di creare o allontanare realmente l'idea di fare arte senza poi ritornarci 5 minuti dopo, un mese dopo, 2 settimane dopo. Perché noi amiamo i personaggi che creiamo e quando non scriviamo di loro, quando non li disegniamo, ci chiediamo che stanno facendo. Perché mettere una luce sbagliata in un quadro può metterci in crisi più di scalare una montagna. Perché è questo che noi siamo. E il fallimento, che ci piaccia o meno, fa parte di tutti i percorsi. E fermarsi un momento ci sta. Anzi, a volte può proprio farci bene fermarci e farci una partita The Witcher. La cosa che conta davvero, però, è che un fallimento non determini il successo o l'insuccesso dei nostri progetti futuri. O semplicemente un secondo tentativo per quello stesso progetto. Perché non è detto che se falliamo con un editore, con una galleria, falliremo dappertutto. Per chi vuole vivere d'arte in particolare, imparare a convivere con la frustrazione è fondamentale. Perché siamo costretti purtroppo a incontrarla sia quando falliamo, perché ci sta essere frustrati quando falliamo, ma spesso si incontra anche quando non falliamo. Cioè, ammetti che, non lo so, devi lavorare con un gallerista che non ti piace o firmi un contratto con un editore che in realtà è una persona pessima. Che fai? Rinuncia al lavoro? No. Quindi prima impari a gestire la frustrazione, meglio te la passerai. Perché quando sei innamorato non è di certo una cosa storta che ti ferma. Perché se è quello che vuoi davvero, incassi e vai avanti. Perché se hai passato anni della tua vita a studiare quella cosa e migliorarti, te lo devi di non mollare. Se sei stato forte abbastanza da dire a tutti che per quanto diventare medico sarebbe stata la scelta più sensata e remunerativa per il tuo futuro, tu volevi fare l'artista e non hai mai smesso di farlo, allora devi avere la forza per sopravvivere artisticamente a un no.
Non hai bisogno di un riconoscimento dal mondo per sentirti sensato come artista. Se l'arte riempie il 70% delle tue giornate, anche se quel progetto al momento non è stato accettato, solo per il fatto che tu lo abbia realizzato e presentato, tu ce la stai già facendo! E se non lo capisci tu per primo, come potrebbero mai capirlo gli altri? Quindi, finisci pure la tua partita, ma poi alzati. Spegni la console. Non hai bisogno di alienarti per essere felice. Devi semplicemente smettere di sentirti inadeguato perché potenzialmente puoi fallire. Tutti possono fallire. E non è il riconoscimento che ti danno gli altri il metro con cui devi misurare te stesso o le tue capacità. E se proprio hai bisogno di qualcuno che crede in te, io ci credo. Quindi fatti coraggio, rimboccati le maniche e rimettiti in cammino. Ci vediamo in cima. Un abbraccio grande.